Ormai è tempo di Natale e presepi e, come da tradizione, siamo andati a vedere come procedono i lavori di due dei più bei presepi della Marca, il presepio artistico di Segusino e quello di Valdobbiadene. Il presepio artistico di Segusino, edizione Natale 2017, è un'edizione molto particolare quest'anno. Il titolo è, lo svegliamo in anteprima per gli amici di Valdo TV, 1917 Natale in trincea. Era il 10 novembre del 1917 quando le truppe tedesche arrivarono a Segusino e occuparono il paese di Segusino e ci rimasero per quasi un anno, fino all'ottobre del 1918. Il Natale del 1917 fu tragico e noi vogliamo appunto con questa scena che stiamo allestendo alle mie spalle ricordare quel Natale. L'allestimento è una galleria, una grotta, una trincea nel Monte Grappa, perché ricordiamo che il Monte Grappa fu un luogo chiave per la nostra storia assieme al Piave, dove venne fermata appunto l'avanzata dell'impero austro-ungarico per merito appunto delle truppe italiane e degli alleati. È un Natale molto tragico in cui ci furono in quell'anno di guerra parecchie vittime, soprattutto militari ma anche molti civili. È un Natale in cui noi vogliamo simbolicamente rappresentare una stretta di mano tra due soldati rivali, nemici. Vogliamo appunto con questo titolo un po' provocatorio dire: ma se fosse andata così, lasciare un punto di domanda appunto ai visitatori del presepio artistico. Il presepio artistico di Segusino aprirà la notte di Natale come da tradizione ormai ogni anno e rimarrà aperto fino al 4 febbraio del 2018. Saremo aperti tutti i giorni, tutti i pomeriggi, i giorni festivi, anche il mattino. Poi ricordiamo, Segusino non c'è solo il presepio artistico, ma c'è anche la scoperta di presepi di borghi di Segusino, quindi un itinerario che coinvolge tutto il paese. Stiamo già allestendo, gli abitanti abborgati stanno allestendo altri presepi. Ci saranno delle mostre fotografiche, delle mostre rievocative, quindi sempre in tema storico, sempre parleremo della Prima Guerra Mondiale, parleremo dei profughi, parleremo di Don Antonio Riva, che è stato il capo spirituale, diciamo, della popolazione di Segusino in esilio durante il triste e difficile anno di esilio a Fregona. E poi tante altre rappresentazioni lungo le vie del paese, molte di queste collegate appunto anche al tema del presepio, quindi 1917 Natale in trincea. Il solito sodalizio con il presepe di Valdobbiadene. Certamente un sodalizio ormai consolidato nel tempo, quindi un'amicizia che ci lega a Valdobbiadene e al presepio di Valdobbiadene, allestito dal professor Maurizio Ruggero e gli amici del presepio di Valdobbiadene. È un buon sodalizio perché comunque raggruppa due opere molto particolari, una con alcune caratteristiche e altra con altre caratteristiche, ma entrambe due opere d'arte che meritano sicuramente di essere visitate. Beh, i lavori procedono bene, siamo partiti a fine settembre, come vedete il laboratorio è in piena attività. Quest'anno avremo due scene nuove, abbastanza grandi, quindi andremo a occupare un altro spazio della villa. Diciamo che questo presepe cresce sempre di più e l'obiettivo dell'amministrazione è quello poi di creare uno spazio fisso per il presepe quando sarà, diciamo, pronto il Museo del Paesaggio, dove andremo appunto a rimontare tutta la Valdobbiadene che pian piano sta venendo, ecco, fuori anno dopo anno. Quindi quest'anno la grande novità è la ricostruzione fedele di Villa dei Cedri, che si svilupperà su un fronte di circa 4 metri, e all'interno di Villa dei Cedri si potrà vedere il presepe che noi abbiamo costruito. Quindi diciamo è un meta presepe, il presepe nel presepe. Questa è la grande novità, e poi saranno aggiunti altri scorci della costiera amalfitana, proprio perché anche quest'anno abbiamo cercato di unire questi due territori sia col teatro, con l'arte. Il sindaco è stato ospite giù in costiera per la rassegna teatrale, e quindi in questo presepe noi vogliamo in qualche modo sottolineare la vicinanza di questi due territori, che sono due territori meravigliosi, baciati possiamo dire dalla grazia divina, e quindi è bello che
parti belle dell'Italia si incontrino in un presepe che vuole lanciare messaggi, ecco, di amicizia, di amore e soprattutto di bellezza. La bellezza ci salva, come diceva qualcuno. A quando l'inaugurazione? L'inaugurazione sarà l'8 dicembre e quindi avremo pure il coretto dei bambini che l'anno scorso ci ha deliziato, ecco, con un suo intervento. Ci sarà qualche altro momento di spettacoli, dolci, tanti dolci della tradizione e probabilmente anche i fuochi. Dobbiamo vedere se riusciamo, ecco, se il servizio di sicurezza riesce, diciamo, a garantirci questa chicca, ecco, dei fuochi a chiusura, ecco, della manifestazione.